parlarne? Certo, il progetto nasce da una concretizzazione di quelle che si chiamano le reti informali, incontro tra la Diocesi di Salerno, in particolare l'Ufficio del Bene Sociale del Lavoro, la Confagricoltura nella figura del presidente, il dottor Rosario Racco, il maestro ceramista Apicella e la direzione del carcere della Casa Circondariale di Salerno. E insieme si è elaborato questa idea, cioè dare un'opportunità, una sorta di regola di vita con il lavoro a detenuti fine pena, poi sarà il carcere il direttore a decidere quali persone essere interessate. L'idea è molto semplice, prendere dei prodotti della terra e confezionarli, quindi creare un laboratorio all'interno del carcere in cui vengono confezionati questi prodotti. Al limite si pensa anche di creare un piccolo frantoio per produrre un olio. Di qui il nome del progetto, appunto, Trapetum, che indica la vecchia denominazione latina per frantoio. E insieme al maestro Apicella, il ceramista, confezionarli in questi contenitori di ceramica, che poi sarà cura sempre della Confagricoltura, aziende aderenti alla Confagricoltura, distribuire sul territorio nazionale. L'apporto, diciamo, è importante perché da un lato fornisce la materia prima, quindi con aziende che metteranno a disposizione questa materia prima, e dall'altra si occuperà anche poi di questa sorta di marchio che si vuole individuare. Perché? Perché come ci dice Papa Francesco, bisogna dare nell'anno della misericordia dei segni concreti ma che restino nel tempo, quindi non attenzione agli ultimi chiusa lì, ma qualcosa che è una prospettiva, nel senso che i prodotti verranno messi in vendita, si creerà un giro economico che, se va bene, significa poi nel tempo si può evolvere in forme all'interno, poi si vedrà, insomma, non lasciamo in mezzo la provvidenza. Quello che è importante, che stiamo spingendo molto, è che si senta coinvolta l'intera comunità salernitana, anche economicamente, nel senso che se c'è qualcuno che vuole dare una mano, è un appello, sì. Il motivo per cui siamo qui è presentare il progetto, che avrà poi delle altre presentazioni nel corso del tempo, ma iniziare a creare questa rete, come dicevamo prima, informale di aiuto al progetto. La misericordia è anche questo, lavorare nel sociale sporcandosi le mani. Nasce un nuovo, lo chiediamo al presidente di Confagricoltura. Sì, un marchio etico, diciamo che dando la possibilità a queste persone che sono in carcere, che lavoreranno su questo progetto, gli daremo la possibilità di esprimersi, di imparare un lavoro, di fare qualcosa di costruttivo, e noi imprese andremo a commercializzare questi prodotti abbinati a un prodotto etico che viene fatto all'interno del carcere. Quindi l'olio, che questa, come dire, questa materia prima di cui l'uomo non può fare a meno, anche perché sì, è un alimento sano, contiene ferro, contiene tante sostanze vitali per l'uomo, diventa anche un modo per far emergere, sì, come dire, da questa situazione alcune persone. Sì, noi come Confagricoltura abbiamo partecipato anche a un bando del comune di Battipaglia, all'interno del quale abbiamo avuto un terreno tolto alla camorra, e all'interno del quale stiamo mettendo degli ulivi donati dal comune di Battipaglia, e quindi abbiamo un impianto che sarà strutturato in modo tale che anche i lavoratori a fine pena potranno prendere parte attiva proprio alla crescita. Opera lì già da diversi 2009, anni, perché dal 2009. Il nostro compito è quello di realizzare principalmente due oggetti, una ciotolina come contenitore e una bottiglia per contenere l'olio. Diciamo che il nostro impegno è quello di partiamo dall'argilla, realizzeremo questi oggetti e li andremo a confezionare. Diciamo che è la parte più semplice. Hanno lasciato a noi il compito più semplice, quello di realizzare e confezionare.